Grazie per questa esperienza che ci fa sentire appunto la forza, l'importanza ancora della rete e del territorio. E poi ha lanciato un elemento che è quello della cinematografia, per cui non avevamo ancora affrontato proprio in termini di sceneggiatura. E, ecco, in questo caso abbiamo un piccolo corto. Marcella Terrusi, che in questo caso è in una veste abbastanza inedita di sceneggiatrice, doveva essere con noi anche Vito Palmieri, giovane della provincia bolognese. C'è una scuola, ma la cosa, l'elemento è quello del meticciamento, le lingue. Le lingue in una geografia appunto italiana dove il territorio di appartenenza nella realtà è un territorio molto allargato e che ti porta ad andare fuori dai confini geografici stabiliti ad andare da un'altra parte, e la lingua è l'elemento che dovrebbe unire o separare. Ecco, il concetto che la differenza appunto non sia una sottrazione. Grazie Silvana. Due parole soltanto prima di vedere il cortometraggio. Durante questa mattinata, negli interventi vari che si sono susseguiti, ci sono state molte parole chiave che sono tornate in qualche modo e che sono anche utili per introdurvi questo lavoro. Innanzitutto abbiamo parlato di luoghi che sono crocevia di incontri e di lingue, quindi che sono comunità, anche se sono comunità in movimento. Ecco, uno dei luoghi per eccellenza, la stazione era molto, è molto suggestivo ed è vero, un altro luogo che è assolutamente un crocevia è la scuola, che è un laboratorio della società, della civiltà. La scuola in cui si parlano molte lingue, non soltanto perché ci sono gli immigrati del Bangladesh o della Romania o della Cina, ma anche perché ci sono molti destini personali, e in tutti i destini personali ci sono distanze, ci sono lingue e ci sono anche migrazioni. Questo corto è stato realizzato durante un laboratorio di cinema, quindi vedrete i ragazzi, gli attori sono tutti non professionisti, e il laboratorio prevedeva alcuni incontri nei tempi della scuola, sono sempre legati alle attitudini virtuose dei singoli, devo dire, e quindi per la sceneggiatura non era rimasto molto tempo. C'erano dei temi in cui i ragazzi avevano lanciato delle piccole riflessioni. Poi il regista mi ha chiesto aiuto, io normalmente mi occupo dei libri per ragazzi, di letteratura, sono una lettrice prima di tutto. In questo caso mi è piaciuto molto il fatto di combinare, insieme a Vito e Federica Jacobelli che ci ha aiutato, combinare diversi di questi spunti per creare una storia che avesse queste linee guida che abbiamo già detto delle lingue delle migrazioni, ma che avesse una chiave un pochino diversa. E diciamo che la riflessione poi che è venuta fuori anche per me in questo contesto è stato proprio pensare quello che l'uso della parola è l'esercizio di un diritto, e quindi questo è un punto che hanno in comune i migranti e i lettori. Buona visione, grazie.